In concomitanza con le celebrazioni dei 140 anni di Roma Capitale, Palazzo Barberini e Galleria Corsini, affiancate dalla Farnesina Chigi e l'Orto Botanico, tornano a mostrare i loro tesori. All'interno degli splendidi giardini illuminati dell'Orto Botanico hanno risuonato le note del laboratorio jazz dell'Università del Dams di Tor Vergata, che mescolandosi allo scenario hanno regalato momenti di particolare suggestione. Come l'Orto Botanico ha accolto l'invito della soprintendenza culturale? L'orto botanico l'ha accolto benissimo, perché l'orto botanico, come tutti gli orti botanici, non cura soltanto le collezioni delle piante, ma è un punto di aggregazione culturale. Possiamo dire che questa sera il laboratorio Jazz Tor Vergata ha fatto arte avvolta nell'arte? Ma sicuramente, è un'occasione veramente straordinaria, anzi, noi dobbiamo veramente ringraziare la Soprintendenza per le Belle Arti di Roma che ha voluto coinvolgere il laboratorio jazz del DAMS, della Facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata, tutti quanti questi ragazzi che hanno suonato stasera in un'iniziativa veramente magnifica, senza precedenti, dandoci a tutti, a loro, a me, a tutti quanti un'occasione veramente straordinaria. La Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico e per il polo museale della città di Roma ha organizzato una serata all'insegna dell'arte, della musica e dell'intrattenimento, alla scoperta delle risorse della Roma Capitale. Ce ne saranno tantissime altre occasioni, sempre partendo da elementi di grande valore culturale. Qui in questo caso essere vicino al restauro di Palazzo Barberini, al Caravaggio della Farnesina, alla Pinacoteca dell'Accademia dei Lincei, non potevamo assolutamente non esserci. Il laboratorio è un corso, quindi lo scopo proprio del corso è portare tutti quanti questi studenti ad avere un alto livello di interazione tra di loro. Per fare questo ovviamente selezioniamo degli studenti che abbiano già in partenza delle qualità abbastanza fuori dal comune, quindi devono essere musicisti già formati, devono avere pratica improvvisativa già discreta e soprattutto devono avere molta molta voglia appunto di trovare, di mettersi in discussione e interfacciarsi tra di loro per crescere in questo genere di interazione. Quali altri modi avete in mente per valorizzare tutto quello che offre l'Orto Botanico? Allora, questi sono gli aspetti più piacevoli che però non, insomma, la norma intanto è offrire a dei visitatori interessati un ambiente dove loro anche da soli possano comprendere tante cose. E qui infatti è diviso per aree, ci sono collezioni, ci sono tutte le piante, una gran parte sono etichettate, per cui si sa come si chiamano, da dove vengono, e questa è la funzione principale.